Io ringrazio te, Giancarlo. A questo punto posso fare a meno anche di parlare. Hai fatto tu, diciamo, l'introduzione di quello che potevo dire. Ma non nascondo l'emozione e la felicità di parlare a un'assemblea così numerosa e qualificata, perché oggi parliamo di politica. Diceva l'amico Giancarlo Giorgetti che quando appena eletto la Lega aveva 19 componenti, mancava il ventesimo. Io ho fatto una scelta contro chi non voleva, ma io lo sentivo e l'ho fatta liberamente come uomo libero e forte perché condividevo e condivido il programma della Lega. So, non soltanto al nord, di essere visto un po' con sospetto politico, per carità. Noi non abbiamo altri problemi perché siamo tutti persone per bene, anche se la magistratura ci vuole attaccare, noi siamo lineari, siamo trasparenti e portiamo avanti il nostro programma. Io ho accettato volentieri. Anche logicamente da parte dei miei conterranei, perché mi vedevano schierato con la Lega. Io ho spiegato a loro che è un programma politico, è un impegno politico, è una scommessa politica che deve essere fatta nell'interesse delle regioni, dell'autonomia delle regioni contro uno Stato unitario che ci ha veramente travolto politicamente. Ecco perché ho accettato. Io ho accettato una scommessa, ci ho messo la faccia, perché la Lega, come dice Giancarlo, era al 3%. Mi sono impegnato, ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare al vostro congresso a Torino e ho conosciuto lì il vostro leader, Matteo Salvini, che mi ha subito, devo dire onestamente, lo dico con lealtà e trasparenza. Avevo dei dubbi, ma appena l'ho conosciuto, ho partecipato insieme a lui a delle riunioni. Non mi hanno convinto solo i rapporti umani, la generosità umana di quest'uomo, di questo grande leader. Mi hanno convinto i programmi e le battaglie politiche. Mi ricordo di una riunione di gruppo. C'era qualcuno che diceva, ma ce la facciamo a superare il 6%. Io a questo punto ho deciso di candidarmi anch'io personalmente, ho candidato i miei amici, mi sono impegnato in una campagna elettorale, non da un punto di vista elettorale, ma da un punto di vista politico. Ecco perché in Sicilia, anche con diffidenza, siamo riusciti in Sicilia e nel Meridione, e qui devo ringraziare il senatore Volpi che ha coordinato benissimo le liste elettorali, abbiamo avuto degli enormi successi. Sì, a Maletto, provincia di Catania, la Lega è il primo partito in Italia come percentuale. E non soltanto a Maletto, in Calabria, in Campania, qui ci sono gli amici della Lamezia Terme che hanno avuto un grande successo elettorale. Ciò significa che veramente si ci crede a un progetto, a un programma politico. Io avevo preparato un discorso che invece preferisco non farlo, posso consegnarlo al congresso, ma desidero parlare con lealtà, con sincerità, spontaneamente, perché le cose che dico le sento e quando io sento una cosa posso andare a morire perché credo e posso anche bisticciare con le persone che non credono alle autonomie. Perché sì, in Sicilia si parla tanto di autonomie, ma poi fanno i loro interessi, i crocetta della situazione, non fanno altro che essere deleteri per la nostra, per il nostro paese, per la nostra regione. E noi dobbiamo dire grazie a Matteo Salvini che viene ad aiutarci a dire qual è veramente il verbo della verità. Matteo è venuto 3 volte in Sicilia, io lo ringrazio, perché
perché veramente ci è stato molto di aiuto. Siamo stati contro l'immigrazione. Noi crediamo a questi principi. Contro l'immigrazione, no euro. Questa linea veramente politica che Matteo porta avanti. E io anche in tempi non sospetti, non voglio dilungarmi, voglio mantenermi nei 3 minuti, però è giusto che la gente lo sappia, e qua ci sono i colleghi che me lo possono testimoniare. Io in Parlamento, da deputato nazionale, in tempi non sospetti, ho indossato insieme agli altri colleghi la magliettina per l'indipendenza del Veneto. E qualcuno mi pigliava in giro. Io ho detto che lo faccio non per moda, non perché mi piace il verde, ma lo faccio perché credo all'indipendenza delle regioni. Credo a un'Europa, caro Matteo, credo a un'Europa delle regioni. E tu hai condotto e conduci una battaglia a cui ti starò sempre vicino per quello che posso fare, e dico ancora, per non andare oltre, grazie del piacere e dell'onore che mi date di essere qui con voi.